Finalmente nell'hub vaccinale ubicato al Palazzetto dello Sport di Siderno si potranno utilizzare tutti e quattro i vaccini disponibili e non solo AstraZeneca. Dopo le legittime proteste dei giorni scorsi e le difficoltà che hanno incontrato molti cittadini che arrivavano al lab ed erano rispediti indietro senza vaccinazione perché non compatibili con AstraZeneca, arriva la notizia che il problema è stato risolto. L'hub userà tutti e quattro i vaccini attualmente disponibili nel nostro paese e potrà tenere conto delle limitazioni imposte su AstraZeneca dalle ultime direttive impartite dal governo. Si chiude quindi l'incresciosa limitazione che si stava verificando presso il Palazzetto dello Sport, struttura che adesso potrà cominciare a funzionare a pieno regime, anche perché, diciamolo francamente, la precedente impostazione, che pure ha consentito di effettuare un buon numero di vaccinazioni, non solo era irragionevole ed antieconomica, ma è stato un freno alla vaccinazione di massa della popolazione della Locride. Un'impostazione, ed è doveroso dirlo, non voluta dai responsabili gestionali interni del lab che si sono impegnati al massimo delle loro possibilità e che si sono trovati a dover far fronte a numerose proteste dei cittadini, ma imposta dalle autorità regionali che adesso si sono resi conto della necessità di correre ai ripari. Il solo uso di AstraZeneca presso l'hub ha infatti creato tantissimo disagio a persone accorse per farsi vaccinare, alcune delle quali incompatibili con il vaccino AstraZeneca, che si sono viste respinte magari dopo ore di attesa perché la prenotazione non precisava la disponibilità del solo AstraZeneca e l'impossibilità di ottenere un altro tipo di vaccino, impossibilità spesso riscontrata direttamente dai medici della struttura, quindi solo dopo la necessaria attesa di verifica. Adesso entrambi i centri vaccinali di Siderno potranno lavorare a pieno regime e la situazione dovrebbe ulteriormente migliorare sia per il personale interno e gli operatori del volontariato che si stanno dannando l'anima per efficientare le operazioni, sia per i cittadini che non correranno più il rischio di doversene tornare a casa a mani vuote.